piaceva anche quello, ma è se uno ci dà una famiglia ci dà La Casa dei Massoni è un luogo molto importante, è il luogo dove si realizza lo specifico del nostro essere liberi muratori. Questa è un'occasione per poter far vedere concretamente alla gente, per mettere a disposizione dell'opinione pubblica i nostri luoghi di ritrovo, il nostro stile di lavoro. Devo dire che io sono particolarmente affascinato dal meccanismo del FAI perché i visitatori che si prenotano sono cittadini normali di tutte le età, di tutte le professioni, eccetera. Ma i ciceroni, coloro che spiegano, raccontano, illustrano la realtà che questi cittadini italiani vanno a visitare nello specifico, le guide turistiche, tra virgolette, che stanno guidando nelle nostre sale gli innumerevoli visitatori in fila, sono ragazzi delle scuole e questo è una gran bella cosa perché mettersi a disposizione delle giovani generazioni, dei ragazzi che studiano, contribuire al funzionamento della scuola pubblica è una cosa alla quale attribuiamo moltissima importanza. La moda del barocco. I visitatori vedono, stanno vedendo delle stanze, una serie di stanze, stanno entrando in una serie di stanze molto belle di un antico e storico palazzo fiorentino che sono state attrezzate per poter favorire al massimo le riunioni di cui prima le parlavo e quindi sono stanze dove sono state predisposte delle sedute organizzate in un certo modo, dove sono presenti, c'è una distribuzione di oggetti con una fortissima caratura e valenza simbolica, dove le disposizioni degli spazi, i tendaggi, i percorsi, niente è casuale, tutto è studiato per favorire al massimo il nostro lavoro. Il palazzo che si chiama Valori Altoviti in realtà è un palazzo degli Albizzi, che poi fu tolto dopo la congiura dei pazzi, fu tolto agli Albizzi e fu venduto alla famiglia Valori. Poi quando la Valori si estinse passò ai Guicciardini. Noi l'abbiamo comprato negli anni 70. Fra l'altro questo non è della massoneria, ma della massoneria fiorentina. L'hanno pagato i massoni fiorentini, con i loro soldi hanno comprato questo palazzo allora. E fu restaurato per quello che si doveva fare e le sale, senza toccarle, senza sciuparle, furono trasformate nei templi che oggi si vedono. Si tratta di spiegare il valore simbolico di quello che si vede, di quello che si dice e dei gesti che si compiono.
Così come si spiega che non ci può essere un massone ateo, perché la massoneria è legata a una religiosità che non è di parte ma è universale. Così come si spiega che prima di cominciare i lavori entra la bandiera e si canta l'inno di Mameli con relativa musica, perché noi siamo legati a questo. Così come in dei brindisi rituali una delle persone alla quale si brinda è il Presidente della Repubblica, cioè il legame delle istituzioni con le istituzioni per noi è forte, non c'è contrasto.